Nell'episodio precedente. Beccato, tisellino. Qui abbiamo la piadina, non ci interessa, noi ci interessa il tisellino, già c'è la fila, ragazzi. Guarda un po' che Roma. Ma come vieni a Bologna e non vai a un tisellino? Allora, ragazzi. Prendiamoci un bel menù tradizionale, quattro tiselle, una per tipo. Allora, una rossa al prosciutto crudo, mortazza, sandrona e Modena. Vai, 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 ci sto. Ah, in combinazione più la bibita. Allora, ragazzi, queste sono le nostre quattro super tiselle. Spettacolare, ragazzi, la lasciamo a Franci perché lui è venuto per mangiare, mica è venuto per cassaggiare come fa qualcun altro. È una specie di, non so, una specie di qualcosa. Buono, tigellino, super super consigliato. Continuiamo e continuiamo il tour. Ma come, vieni a Bologna e non vai da Mortadella Lab a mangiare il panino con la mortadella? Ma te sei matto, ma te sei matto, io non sono matto però, ragazzi, guardate la fila che c'è. Ci sono in fondo. E ancora è chiuso, ha preso un quarto d'ora. Ma voi siete fuori che io faccio tutta questa fila per mangiare un panino con la mortadella. Sarà il migliore del mondo, tutto quello che vuoi, ma voi siete matti, matti qui dalla testa! Scusa, ragazzi. Siamo quasi arrivati, eh? Ci siamo quasi, eh? Tra un po' ci spariamo il nostro paninazzo al ragù. Siamo stati da Mortadella Lab, cioè ancora era chiuso, c'era ancora le serrande giù e c'era già una fila di chilometrica. Ci passiamo stasera e fino alle 6, hai voglia te, hai voglia, quanti non possiamo fare? Già ne abbiamo fatti comunque parecchi, 1, 2, 3, 4, 5, abbiamo già mangiato 5 volte, ragazzi, è mezzogiorno, anzi 6 con oggi, con ragù, 6 volte abbiamo già mangiato. Franci lo vedo un po' provato, ha detto che già non ne può più, vorrebbe tornare a casa, no. Vieni a Bologna e non vai a mangiare il panino con ragù? Ma che sei matto, vecchio, matto! Ovviamente l'abbiamo fatto tenere a metà perché l'altra metà deve mangiare il bachino. Ma che roba, col formaggio! Ma ragazzi, spettacolare! Questo è buono, eh! Ragazzi, il ragù è fuori di testa, è buonissimo! Veramente buono! Complimenti, super consigliato! Ragù Bologna. Grazie. Aspetta, io non ho mai sentito il panino con ragù. Io, quando la mamma faceva ragù, bastava tappare un pezzo di pane e ci metteva ragù sopra, ma questo è ragù da buono, niente, non era di ritardo, Sì, sì, principalmente quello. Siamo allo stremo. Lui è morto, sfinito, è mezzogiorno e 27,
settima tappa, settima, non prima, non seconda, settima tappa. Andiamo da Indegno a mangiare i tortelloni fritti. Dovremmo essere quasi arrivati, ragazzi, ci siamo quasi. Non ho mai sentito i tortelloni fritti io. Mezzogiorno e 33, settima tappa effettuata, settima, e siamo da Indegno a mangiare i tortellini fritti. Beh, ragazzi, io non li avevo mai mangiati i tortellini fritti con la fonduta di formaggio sopra, sono proprio buoni, oh. Sono veramente buoni. Allora, raga, i tortelli fritti con la fonduta il formaggio, oh, sono proprio buoni, buono Indegno, bravo, ottimo. Oh ragazzi, settima tappa fatta, io non sto scherzando, guardate un po', mezzogiorno e 37, sette volte già, cioè qui veramente siamo avanti. Adesso cerchiamo di riandare un'altra volta da Mortadella Lab, e c'era un po' di gente prima, se non andiamo da Mortadella Lab andiamo da... da un altro che adesso non mi ricordo, non mi ricordo perché è passato uno, mi ha fatto chiappare una paura della Madonna, quindi ho perso la testa. Da Cappelletti, che fanno anche le lasagne. Siamo da Cappelletti, ci siamo messi a sedere perché è dalle 9:30 che giriamo e che mangiamo. Questo faceva parte di una nostra tappa, quindi comunque ci siamo dovuti fermare per pranzare, però mangeremo una lasagna. Dici da Cappelletti mangi la lasagna? Sì, perché ragazzi ne vedo in più. E poi perché la lasagna ancora non l'abbiamo sentita, quindi bisogna mangiare la lasagna. Quindi mangeremo una lasagna in due, visto due. E poi vediamo che Franci è cotto, c'è un ebete che cammina dietro di me. Io mangio, io qua, io là filo. A mangiare filo non è niente. Voi sapete che io non mi permetto mai di parlare male, mai di dire niente, però mi sembra adesso una porzione un tantinino piccola, un tantinino. Adesso sentiamo com'è, poi vi dico. Non mi ricordo se siamo alla decima o l'undicesima tappa del nostro food tour Bologna. Sono le ore 13:58 e adesso andiamo a mangiarci una torta di riso alla pasticceria Atti, che mi sa che qua da sta parte, adesso non so, adesso guardo il video.